Federico Palmeggiani, giocatore del CUS, arriva una bellissima vittoria contro il Pescara, ottima partita specialmente nel secondo tempo. Partita secondo me sì, vero, meglio il secondo tempo sicuramente, che abbiamo meritato contro una squadra che fino a questo momento ha messo in difficoltà tutti. Ci teniamo a fare complimenti alla squadra perché siamo gli unici che contro di loro non abbiamo subito gol sul loro portiere di movimento, e questo è un grande merito nostro perché l'avevamo subito negli altri incontri e invece siamo stati bravi a rimanere concentrati e a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Possiamo migliorare qualcosa, ma siamo sulla strada giustissima e secondo me ci toglieremo tante soddisfazioni. Assolutamente sì, infatti hai fatto bene a notarlo, gli ultimi 10 minuti di sofferenza avete difeso veramente con le unghie contro il gioco a 5 loro, e questo è anche un allenamento per voi, per il futuro. È assolutamente un allenamento, ma soprattutto dopo la settimana particolare che abbiamo passato, un po' di problemi fisici, un po' di acciacchi, difendere 10 minuti di portiere di movimento con questa intensità, con questa mentalità, no, se me l'avessi chiesto prima della partita non ci avrei scommesso un euro sinceramente, e invece siamo stati caparbi, bravissimi, attenti e l'abbiamo sfangata. Il bello del girone del sud, tanti punti bisogna farli in casa e chi fa più punti in trasferta poi arriva nelle posizioni che contano. Dobbiamo limare sicuramente i trasferti, anche se l'ultima a Melilli l'abbiamo approcciata diversamente rispetto sia a Giovinazzo che a Capurso, però siamo una squadra giovane, abbiamo tempo per lavorarci e vedremo dove ci porterà l'allenamento e tutto il resto. Prossimo step, adesso si va a Taranto, altra trasferta complicata. L'obiettivo però è uscire con un risultato positivo, ovviamente. L'obiettivo è sempre quello. Se guardiamo il calendario, le trasferte sono state Giovinazzo, Capurso, Melilli, adesso andiamo a Taranto. Penso i quattro campi peggiori ce li abbiamo tutti in fila, ma noi dobbiamo andare come oggi, lo stesso spirito, stessa mentalità, e sono sicuro che quantomeno faremo la nostra partita. Poi come usciremo, ma andrà bene lo stesso se giocheremo così.